Bellissimo. Fra, salta. Ma devo uscire. Ok. E qua apriamo con la missione numero 1 ufficiale. Avevo detto sì che era la missione numero 1 la scorsa, perché cazzi e mazzi, in realtà era il prologo. Questa ufficialmente è la missione 1. Franklin e Lamar, godiamoci i dialoghini. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey, I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. Vanne fiero, signore. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Fucking fucked. Oh, wow. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. At the same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Beh sì, a vederlo ragazzi, c'è del miglioramento anche su come si muovono i personaggi. C'è del miglioramento assoluto. Lo stavo dicendo nella missione scorsa, c'è un miglioramento abbastanza ingente. Anche di Gnocca c'è un miglioramento, E ragazzi, da fonti americane, ovvero conoscenze che ho, devo dirvi una cosa sincera. Tutti dicono l'America, 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 ma l'America è quella che viene raffigurata a GTA 5, anche a GTA 4. Questa sporcizia, questa violenza, questi senza tetto, è tutto così. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fantastico. It's that house right there, yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Sean Fonteno, Franklin Clinton. Il ponte di Santa Monica, quello che vedete lì con la ruota panoramica, no? Praticamente è uno dei simboli di Los Angeles. Noi lo vediamo piccino a GTA 5. Ma la verità è che in realtà è davvero così. Una corsa di un minuto e mezzo, ma neanche, su quel roller coaster lì, che ci costa $15 a GTA 5, costa $15 anche nella realtà. Cioè, è incredibile. Cioè, non è incredibile quanto sia veritiero il gioco, c'è anche quello, ma in realtà è incredibile quanto faccia schifo la realtà. Cioè, diciamo le cose come stanno. Comunque, adesso c'è la corsa, dai, macchinina rossa, dai. Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the nizzo. Ok, sì, poi lo faremo di tirare giù il tettuccino. Quando è uscito questo gioco, ragazzi, per gli intenditori di calcio. Il telefono è sempre lo stesso, no? Non c'è telefoni, perfetto. Quando è uscito questo gioco, ragazzi, dicevo,
Oh, Kakà giocava ancora nel Milan, ovviamente era appena tornato. C'era in porta Abbiati, Donnarumma era nella primavera. La Juventus c'era Pirlo, Tevez e Vidal. Comunque, da guidare. A few moments later. Sì, mi ha chiamato il corriere di Amazon dicendomi che aveva lasciato il pacchetto sotto il cancello. Cioè, poteva lasciarlo e basta, no? Comunque, la guida a GTA 5, ragazzi, è comoda, ma è molto più semplice, ragazzi. Mamma mia. Cioè, mi sono fatto una mega palestra a GTA 4 con quella guida che scivola di qui, di là. Ciao. Sì, vabbè, se lo faceva GTA 4 lo facevo tipo 150 testa coda. La gara, fra. Ti sei dimenticato, la gara. Levati dal cazzo. Ok. I come at you from the shoulders, home. Ma c'erano questi dialoghi per PS3? Ora non dico per la 4, ma per la 3. Testa di minchia. Che culo. Ok, le luci. Please, homie. Hey, look out for yourself, dog. Ok, dovremmo anche poter usare. Eccola qui. C'è già, per fortuna. Ogni tanto è utile. È che stranamente non la uso quasi mai, quindi. Ok, adesso c'è la corsa. Non la uso quasi mai, anche quando ho fatto la storia. Dovrei usarla un pochino più spesso. Lo ammetto. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Semina gli sbirri. Due stelle, vai. Proprio un'inaugurazione col botto, eh. Grazie. Minchia, quando tornerò a giocare a GTA 4 mi mancherà questa abilità qui. Sono fottuto. Forse no. Meno male ci sono le cose sfondabili. Vabbè, fra, lo so come si azzera a livello di sospetto. Dai, per favore. Bad choices. Movie mogul Solomon Richards and his struggling Richards Majestic Studios will be reeling today from the news that another historic movie studio, Lowenstein Pictures, has closed and will be turned into luxury condos, where there soon be nothing. Dai, facciamo le cose seriamente. Ragazzi, ma perché io mi ricordo esserci una gara? Qual quadra non mi cosa? Davvero, giuro. Va bene. Che
brano è Roundabout degli Yes. Gran brano. Fuori. Ok, arrivati ragazzi. Io mi ricordo davvero che c'era la gara, ma io l'ho continuato a ripeterlo per tutta la durata di questa missione. Anche le ombre. L'acqua per terra, ragazzi, perfetto. Who you calling a nigger? No, no, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously... Questo è armeno, ma parla più come un italiano. He is man enough. Immigrato in America. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You'll get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he really mean he gonna get all this full money, watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel. Show me. Ok, tipo siamo andati lì a non fare un cazzo. No, perché prendi quella macchina lì, fratello? Senti il... Oh, oh. Delle chiavi. C'è del miglioramento, c'è del bel lavoro qua dietro, sì. Devo ammetterlo. Però i dislike su YouTube ve li siete meritati tutti. Cioè questo fatevelo dire, perché i dislike su YouTube, cara Rockstar, te li sei meritati tutti. Io dico, i miglioramenti ci sono. Ovvio che non sono stravolgimenti epocali della storia, cioè delle meccaniche di tutto quanto. Sono piccoli dettagli che fanno piacere, ecco, mettiamola così. Anche se continuo a ripetere che questo gioco era evitabile per PS5. Poi magari a fine storia cambio parere, devo assaporarla tutta. Però la mia sensazione di primo acchito è questa. Man, fuck you. I see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got. You get some big Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. Nigga. What? Oh, fuck. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he. Grandissima sta donna, io l'adoro. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Che cazzo se ne frega di quello che dice al telefono? Scusa, frate. Frate, poi, sicuramente. Franklin e Lamar completato. John Marston è disponibile nella creazione di personaggi online. Godo, bellissimo. Ok, allora qua mi dice che posso giocare la missione. C'è la scuola di volo. E allora come sfizio vado veramente a tagliarmi i capelli. Sono curioso anche delle nuove haircuts che ci sono. E dato che comunque da GTA 5 mi ero abituato a GTA 4, scusate. Se muovi la macchina, tanto poi la ritrovi lì. Finalmente posso girare con la mia macchina senza rischiare niente. A GTA 4 praticamente tu i veicoli, non essendo personali, li hai, se li distruggi sono cazzi tuoi. Hey, what's going down, The market, my boy. Liquid
Sì, è cambiato anche il telefono. Vedo anche veicoli nuovi in giro. Magari non è questo, però ha sensazione, ok? Oddio, bene, effetti, sì. Telefono cambiato. Più o meno. Oh, quante robe ci sono. Nuovi sfondi. Green Shards è bellino. Allora, eccolo qui. Prossima missione salvamento per Simon Yetarian, ovviamente. E però prima devo andare da una sistemata anche agli altri GTA che sto facendo, Scegli una conciatura adatta al tuo stile e al tuo portafoglio. Ready for a trim. C'è anche il logo del barbiere, una cosa che sulle vecchie generazioni non c'era. Acconciature. Ho 328 in tasca. Io voglio l'acconciatura alla Ronaldo Prime, ma non c'è. Questa è carina, dai. Ah, bellissima, tra l'altro gratis. Ecco, John Dolmayan di System of a Down dopo 153 lampade. Grazie signora, a non rivederci. Ok, con questa allora ragazzi vado a salvare, dai. Perdonatemi questa digressione, ma ci voleva. Dovevo mettere un pochino di sale. Dovevo esplorare un po' un nuovo mondo per la next gen. E devo dire che rimango sulla mia opinione, perché ci rimango. Però dai, questi piccoli dettagli si apprezzano, dai, alla fine si apprezzano. Bellissimo. Fra, salta. Ma devo uscire. Ok. Grazie ragazzi per la visione di questa missione. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con la missione numero 2. Che in realtà da giocare è la terza, ma è la numero 2 perché ricordiamo che la 0 era il prologo. Quindi la nostra prima giocata era la numero 0. Grazie ragazzi davvero, ci vediamo alla prossima. Vi chiedo sempre like di supporto, iscrizioni di supporto, tutto quanto di supporto. Grazie, davvero. Alla prossima.